Davide all'invito scappa, risponde no. Io trovo rifugio nel Signore. Fuggire alle volte è una soluzione risolutrice. In alcuni casi è biblico, bisogna fuggire. Fuggì Giuseppe, nel Nuovo Testamento spesso, o perlomeno diverse volte, troviamo l'invito a fuggire il male, ma non a fuggire sempre. E in questo caso, quella che sembra essere una soluzione veloce, la fuga, ed essere una soluzione liberatoria, come un uccello che vola, l'idea è di una pronta fuga, ma anche di una liberazione. A volte noi questo lo facciamo forse in altro modo, con i pensieri. A questo primo invito, dunque a questa soluzione che sembra essere amichevole ma non lo è, la risposta è no, io non scappo, non ho il mio monte, io mi rifugio nel Signore. Il Signore che ha davanti un'umanità così sterminata non vede l'umanità, ma il Signore scruta e conosce ognuno di noi. Scruta, attenzione, non vede, scruta, è un passo ulteriore. Guardare è generico, vedere, d'accordo, ma scruta. Il Signore ci scruta. Altri non capiscono, ma il Signore capisce. Gli altri non lo sanno, ma il Signore lo sa. Il Signore è giusto, egli ama la giustizia, quindi siamo fedeli. Siamo fedeli. Se siamo fedeli, il Signore sarà fedele ancora con noi. Gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Gesù disse: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.